a tutte e benvenute eh, nel mio canale allora oggi piccola premessa eh, all'inizio del tutorial mi sentirete parlare di maglioncino di collo eh, proprio perché ho iniziato a lavorare questo filato non sapendo bene che cosa eh, poi alla fine avrei realizzato quindi proprio all'inizio ci sarà un attimo di di, di confusione nel senso che io parto montando le catenelle del collo man mano che poi lavoro decido che cosa voglio fare quindi vi porto con me eh, nella decisione che ho preso però eh, no, non sono partita con le idee con le idee chiarissime su cosa avrei voluto realizzare man mano che lo lavoravo eh, questo filato eh, mi ha talmente conquistata per la sua particolarità proprio la sua bellezza nel comporre dei giochi di colore eh, da solo senza che io facessi nessun tipo di fatica che ho poi deciso di farci uno smanicato semplicissimo perché è tutto eh, a maglie alte e maglie basse senza fare niente di mh, super elaborato proprio perché il filato parlava da solo e quindi ho assecondato quello che il filato mi diceva questa è la premessa ora vi faccio vedere il tipo di filato che io ho utilizzato, allora per la realizzazione del mio smanicato, a me sono serviti tre gomitoli eh, di, questo, di questo filato. Il filato è marca Alice e si chiama Lana Gold. Ah, eh, è un batic quindi ha tantissime, tante sfumature diverse che si susseguono una all'altra da sole. Io non ho fatto niente di particolare, nel senso che non sono neanche andata eh, a combinare un gomitolo con l'altro. Finivo un gomitolo, attaccavo l'altro e il, il lavoro procedeva da solo. Vi leggo le caratteristiche di questo filato. Allora, fatemi prendere il fogliettino che ho eh, già staccato: sono 100 grammi per 240 metri. Vediamo se trovo anche eh, le caratteristiche. Ok, 51% acrilico e il 49% è lana. È un, un filato che qua consiglia di lavorare con i ferri del 4 e dal 4 al 6. Io per il, il mio smanicato vediamo se riesco a metterlo a fuoco se la camera collabora. Ho utilizzato, eccolo qua, un uncinetto del 5 e mezzo. Um, per la realizzazione del mio, eh, del mio smanicato io ho utilizzato tre gomitoli di questo filato, ne ho un quarto e adesso procederò a fare qualcosa per coordinare al, al maglioncino con quest'ultimo gomitolo. Però per una taglia 42-44 tenete conto che eh, quello che va a incidere sulla taglia e la circonferenza, eh, circonferenza toracica, la circonferenza del seno, questo veste una, una circonferenza di circa 102-108 cm come circonferenza seno. Poi va giù eh, dritto, quindi ehm, se voi seguite la circonferenza seno che è 102-108 come vi dicevo, mh, poi non va a segnare le curve, quindi... Eh, Può vestire una taglia 42. Come una taglia 44 dipende più che altro dalla circonferenza eh, del seno, come vi dicevo. Um, allora. Il filato eh, di, direi che parla da solo, lo trovate, io l'ho comprato eh, nella, da merceria.spillo, vi lascio sotto nella descrizione sia il link della merceria così se volete mh, contattare direttamente Marisa Marino lei vi può aiutare nella scelta dei colori, ma eh, vi aggiungo anche direttamente la pagina eh, dove trovate l'album fotografico con tutte le varie sfumature perché non c'è solo questa sfumatura ma ce ne sono tantissime. E quindi questo maglioncino, anche lavorato con sfumature diverse, darà eh, sempre effetti eh, particolari. È un filato semplicissimo da lavorare, è piuttosto grosso, ehm, ma è morbido quindi riuscite a lavorarlo tranquillamente e come vi dicevo la particolarità sta proprio nel gioco di colori quindi non c'è eh, da diventare matti cercando un punto che lo vada a valorizzare perché è il filato stesso che va a valorizzare il vostro lavoro è adattissimo eh, anche proprio per chi eh, è alle prime armi e quindi cerca dei filati che non richiedano una particolare attenzione nel lavorarlo perché è veramente molto facile da lavorare e soprattutto eh, è un filato che non richiede punti particolari, quindi veramente un filato che si adatta anche alle principianti proprio perché permette di ottenere dei bei progetti, dei bei lavori mh, col minimo sforzo e la minima fatica. Io penso eh, di avervi detto tutto, come vi ho detto vi lascio il link sotto nella descrizione, nella descrizione vi lascio anche le varie informazioni eh, che vi possono servire per realizzare il progetto e vi lascio anche il link se volete raggiungermi nel mio gruppo Facebook insieme tra chiacchiere e gomitoli. Io basta, adesso non parlo più, vi lascio alla realizzazione del progetto. Oggi lavoreremo in un modo diverso. Eh stavo cercando di realizzare un progetto e non mi veniva, non mi veniva, non mi veniva, poi mi sono accorta che non mi veniva perché io non, non stavo guardando quel progetto, stavo guardando tutt'altro filato. Quindi ho messo via quel progetto, ho preso in mano eh, il filato che stavo eh, guardando da un paio di giorni e ho iniziato a lavorare eh, assemblando, eh, probabilmente qualche punto che avevo visto in giro qualcosa che che mi era rimasta in mente ma che non avevo realmente focalizzato quindi arrivata a un certo punto ho detto no aspetta prima di andare avanti eh, registra e vediamo che cosa esce quindi eh, oggi vi spiego l'inizio di questo lavoro ma eh, non so dirvi che cosa eh, che cosa ne uscirà lo, lo vedremo insieme alla fine siccome io ho già iniziato e voglia di smontare non ne avevo eh, Inizio a farvi vedere la lavorazione che parte dal collo ehm, su un campioncino. Quando arrivo a questo punto poi proseguirò su il, il lavoro eh, originale. Allora eh, l'importante è che sappiate che io sono partita dal collo, quindi in qualsiasi caso qualsiasi cosa uscirà è un top-down e parte dal collo. Per eh, la mia misura io ho realizzato 70 catenelle. In ogni caso se anche vi servono catenelle differenti l'importante è che siano catenelle eh, pari, quindi qualsiasi numero che sia comunque pari. Ricordatevi che se vi interessa eh, quello che eh, ho realizzato io io sono partita con 70 catenelle. Ora per farvi vedere inizio eh, con molte meno catenelle, inizio con un campioncino, quindi diciamo che... Partirò realizzando una ventina di catenelle. Ok, realizzate le mie 20 catenelle. Io vado a chiudere le mie catenelle a cerchio, quindi entro nella prima maglia che ho realizzato, esco con una maglia bassissima. Ora l'importante è che eh, non accavagliate le maglie, quindi il cerchio sia perfetto. Realizzo ora una catenella e adesso iniziamo con la lavorazione vera del punto. Quindi io entro nella stessa maglia di partenza. E carico sul filo una volta uscita carico nuovamente sul filo entro nella catenella successiva e carico di nuovo il filo a questo punto ho quattro fili sull'uncinetto carico il filo ne scarico tre carico nuovamente il filo e scarico gli altri due in questo modo realizzo una catenella e mi sposto nella catenella successiva del mio cerchio quindi, guardo bene dove ho finito, entro in quella successiva senza caricare il filo. Scusate, entro per lavorare una maglia bassa. Così, carico sul filo, entro nella catenella successiva. Carico sul filo, esco. Ho quattro fili in mano, ne scarico tre, carico di nuovo sul filo e scarico gli altri due. Realizzo una catenella, mi sposto nella catenella del cerchio successiva, entro e carico sul filo. Esco, carico sul filo, mi sposto nella catenella successiva, carico sul filo, esco e ho su quattro fili. Carico il filo, ne scarico 3, carico di nuovo il filo, ne scarico nuovamente 3. Lo facciamo di nuovo insieme, quindi entro nella catenella successiva del mio cerchio, come se dovessi realizzare una maglia bassa. Carico il filo esco carico sul filo entro nella catenella successiva carico il filo esco carico sul filo e scarico 3 dei 4 fili che ho sull'uncinetto in questo modo ora scarico carico il filo e scarico gli altri 2 e realizzo una catenella di nuovo entro nella catenella successiva e carico il filo esco Carico il filo, entro nella catenella successiva, carico il filo ed esco. Mi ritrovo con 4 maglie sull'uncinetto, ne scarico 3, carico sul filo e scarico le altre due, catenella e riparto. Andiamo avanti così per tutto questo giro. Arrivata alla fine del giro, io ho lavorato la mia maglia. Adesso dovrei fare la catenella, non realizzo la catenella, prendo il mio lavoro. E vado a inserirmi ora ve lo faccio vedere ve lo apro proprio nella catenella di partenza eccola qua vedete qui c'è il lavoro di partenza entriamo con l'uncinetto dentro la catenella di partenza e chiudiamo con una maglia bassissima ora realizziamo una catenella entro nello stesso buchino qua carico sul filo carico nuovamente il filo e adesso vado a entrare con l'uncinetto. Allora, se voi guardate il lavoro, avrete un buchino qua. Di fianco al buchino, dove avete fatto la maglia, c'è una stanghetta. Entrate nella stanghetta in questo modo. Caricate sul filo, uscite, avete quattro fili sulla maglia, ne lavorate tre, ricaricate il filo e lavorate gli altri due in questo modo. Una catenella Adesso andate ad inserire l'uncinetto subito dopo la stanghetta nel buchino che avete di fianco, quindi qua in questo modo: poi caricate sul filo, andate subito dopo la lavorazione sottostante e trovate la vostra stanghettina. Il vostro filo è un filo singolo abbandonato. Entrate prima del filo singolo, caricate sul filo e uscite. Avete le vostre quattro maglie, ne scaricate 3 ricaricate sul filo e scaricate le altre due. Catenella. Nuovamente stesso lavoro, quindi entriamo dall'altra parte del, del nostro filo singolo. Vedete? Abbiamo qua il buchino, entriamo, carichiamo sul filo, usciamo. Ricarichiamo sul filo, andiamo dall'altra parte, cerchiamo dal dietro il nostro filettino di lana singolo abbandonato e ci passiamo dentro prima. In questo modo abbiamo quattro fili, ne scarichiamo tre e poi scarichiamo gli altri due. Catenella di separazione e andiamo a fare nuovamente la stessa cosa. Quindi abbiamo lavorato la maglia prima del nostro filo singolo, entriamo nel buchino di fianco e carichiamo il filo. Carichiamo su nuovamente il filo. Questa è la lavorazione. Cerchiamo il filo singolo che abbiamo sul dietro. Eccolo qua. Entriamo prima del filo. Carichiamo sul filo. Ne abbiamo su 4. Ne scarichiamo 3. E poi scarichiamo gli altri due. Catenella di separazione. Andiamo a lavorare nuovamente. Subito dopo il nostro filo singolo. Entriamo. Carichiamo il filo. Usciamo e carichiamo sul filo. Andiamo di fianco alla nostra lavorazione sottostante, abbiamo nuovamente il filo singolo, entriamo prima del filo. Carichiamo su il nostro filo. Scarichiamo tre maglie e poi scarichiamo le altre due. In questo modo. Lo facciamo ancora una volta. Catenella. Non carichiamo, scusatemi, andiamo a lavorare nel buchino subito dopo il filo singolo. E carichiamo sul filo e usciamo carichiamo sul filo entriamo subito dopo la lavorazione sottostante prima del nostro filo singolo quindi qua carichiamo sul filo ne abbiamo 4 scarichiamo 3 ricarichiamo il filo e scarichiamo gli altri due una catenella lo lavoriamo ancora una volta insieme eh? allora Entriamo subito dopo il filo singolo. Carichiamo il filo, usciamo e carichiamo. Ci spostiamo dopo la lavorazione sottostante, cerchiamo il filo singolo, entriamo prima del nostro filo singolo e carichiamo sul filo. A questo punto abbiamo 4 maglie sull'uncinetto. Buttiamo giù tre maglie, ricarichiamo e buttiamo giù le altre tre e questa è la nostra lavorazione. Andiamo avanti ancora per tutto questo giro vi faccio vedere la chiusura e la partenza del terzo giro. Arrivata alla fine del giro io ho realizzato l'ultimo punto e ora dovrei fare la catenella, ma siccome sono alla fine la catenella non la faccio e entro proprio nella maglia di partenza, nella catenella di partenza, in questo modo e lavoro una maglia bassissima. Così Ora mi alzo con una catenella e vi faccio vedere di nuovo come si parte per il terzo giro. Tutti i giri sono identici, quindi io adesso vi faccio vedere l'inizio e poi vi dico quanti giri effettivi ho lavorato nel nella mia maglia. Allora abbiamo fatto la catenella. Entriamo nello stesso buchino sotto la catenella e carichiamo sul filo. Ora carico sul filo un'altra volta. Entro. Prima del filo singolo, che c'è nel mio punto sottostante in questo modo, ho 4 maglie sull'uncinetto, vado a chiuderne 3 e poi ne chiudo altre due. Catenella di separazione e riparto. Quindi, subito dopo il mio filo singolo e la maglia che ho lavorato, entro nell'archetto, carico sul filo, esco, carico nuovamente sul filo, entro. Prima del filo del giro sottostante in questo modo carico sul filo ed esco. Ho quattro fili, carico il filo e ne scarico tre. Carico nuovamente il filo e scarico gli altri due. Catenella di separazione e riparto nuovamente. Quindi subito dopo il filo di separazione entro. Tiro fuori la mia, la, mia, la mia maglia, carico il filo, entro subito dopo la lavorazione sottostante. Prima del filo, tiro fuori in questo modo, carico il filo, butto giù tre fili, carico il filo e butto giù gli altri due, catenella di separazione e riparto. La lavorazione è sempre questa. Quindi vado avanti così e chiudo questo giro. E ora vi dico quanti giri ho lavorato in questo modo: 1, 2, 3. 4 e 5 giri. Lavorate 5 giri in questo modo, ricontiamoli. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ho detto una bugia, eccolo qua. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 giri. Lavorate 6 giri o quanti giri volete fare per il vostro collo, e ci vediamo quando cambiamo lavorazione. Io adesso nel campioncino finisco il terzo giro, non vado a farne sei perché non serve, quindi poi con la lavorazione che ho fatto sotto eh, parto direttamente da tre giri. Però se volete mantenere la misura eh, che ho fatto io nel, nel mio maglioncino reale, sono sei giri con questa lavorazione. Una volta che avete realizzato i giri che vi servono e chiuso normalmente con una maglia bassissima nella catenella, andiamo adesso a realizzare il primo giro differente. Quindi questo eh, sarà un giro per sistemare il lavoro. Realizziamo una catenella e dentro ogni buchino andiamo a realizzare una maglia bassa. Se avete fatto 70 catenelle di partenza dovrete trovarvi con 70 maglie basse. Quindi una volta fatta la catenella entro nel primo buco realizzo una maglia bassa poi mi sposto e qua ho il mio filo centrale un buchino e un buchino lavoro una maglia bassa prima del mio filo e subito dopo una maglia bassa dopo il filo salto la lavorazione vado a lavorare nuovamente una maglia bassa prima del filo e un'altra maglia bassa subito dopo il filo vado avanti così per tutto il mio giro ricordatevi che quante catenelle avete fatto di partenza, tante maglie basse dovete avere adesso. Ci vediamo alla chiusura del giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto l'ultima maglia bassa che per me è la ventesima, entro nella catenella di partenza e realizzo una maglia bassissima. Adesso iniziamo con il primo giro di aumenti. Voglio ricordarvi che eh, gli aumenti che vado a realizzare io sono studiati in base allo spessore del filato e all'uncinetto che io ho utilizzato. Se usate un filato differente o un uncinetto differente, non è detto che eh, gli aumenti che vado a fare per la realizzazione del mio progetto siano eh, adatti anche a, al vostro. Dovete studiarvi un attimino come si comporta il filato che state utilizzando. Quindi, eh, arrivati a questo punto, io mi alzo con una catenella e il prossimo giro vado a lavorarlo sempre a maglie basse, eh, però vado a fare degli aumenti. Come faccio gli aumenti? Allora, entro nella prima maglia sottostante e realizzo una maglia bassa. Nella seconda maglia bassa sottostante vado a realizzare due maglie basse, una e due. Nella terza maglia bassa vado a realizzare una maglia bassa. Nella quarta maglia bassa vado a realizzarne due. Nella quinta maglia bassa una maglia bassa. Nella sesta maglia bassa due maglie basse e così per tutto il giro. In una maglia bassa lavoriamo una maglia bassa soltanto, nella maglia bassa successiva ne lavoriamo due. Andiamo avanti così per tutto il giro ci troviamo alla chiusura. Arrivata la fine del giro mi chiudo con una maglia bassissima nella catenella di partenza, in questo modo. E ora andiamo a fare invece, dopo il giro di aumenti, andiamo a fare un giro di assestamento. Quindi ci alziamo con due catenelle e adesso andiamo a lavorare una maglia alta dentro ogni maglia bassa sottostante. Quindi questo giro è semplicissimo perché avrete una maglia alta dentro ogni maglia alta sottostante. Ogni maglia bassa sottostante in questo modo, così finito questo giro, ci ritroviamo. Al punto in cui sono arrivata quindi finito il giro andate a chiudere di maglie alte andate a chiudervi con una maglia bassissima nella seconda catenella di partenza e da adesso in poi anche io continuerò a lavorare su questo progetto e non più sul campioncino il campioncino ci è servito solo per arrivare qua insieme dopo aver lavorato il primo giro di maglie alte insieme io ho proceduto realizzando altri due giri di maglie alte senza effettuare nessun aumento. Quindi non c'è bisogno che io vi faccia vedere la lavorazione perché semplicemente andate a realizzare due giri di maglie alte completi. Una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante. Fatti questi due giri, io poi sono andata a realizzare un giro di maglie basse senza fare aumenti, quindi una maglia bassa sopra ogni maglia alta sottostante realizzato anche quel giro sono andata poi a realizzare l'ultimo giro che vedete realizzando 4 maglie basse una in ogni maglia bassa sottostante nella quinta maglia bassa sottostante ho realizzato 2 maglie basse e quindi sono andata a realizzare degli aumenti per tutto il giro io ho lavorato 4 maglie basse sopra le quattro maglie basse sottostanti nella quinta maglia bassa sottostante io ho realizzato due maglie alte ho fatto tutto il mio giro in questo modo e sono andata a chiudere ogni giro che ho realizzato con una maglia bassissima nella catenella di partenza della lavorazione mettendo il lavoro sul manichino voi potete notare che non c'è nessuno sfarfallio ora ve lo giro e vi faccio vedere anche la parte dietro ecco qua la lavorazione aderisce perfettamente al corpo senza andare né a tirare né a sfarfallare questo è quello che anche voi dovete ottenere eh, gli aumenti dovrebbero andare bene in questo modo per tutte ma se voi vedete che realizzato un secondo giro di maglie alte. Il lavoro tende a stringervi perché avete un'ampiezza diversa dalla mia. Non fate altro che non fare il secondo giro di maglie alte, passare a fare il giro di maglie basse e fare gli aumenti. Gli aumenti potete farli tranquillamente come li ho fatti io, altrimenti potete giocarvi la lavorazione degli aumenti come più volete. Quindi, se avete bisogno di più aumenti, andate a fare il giro di maglie basse con eh, tre maglie basse, lavorate eh, nelle tre maglie basse sottostanti e poi l'aumento. Questo dovete vederlo voi ehm, in modo che la lavorazione, il vostro lavoro, sia aderente al corpo, ma che non abbia. Né sfarfalli, quindi né borse in questo modo, né tantomeno che tiri o addirittura si rovesce dall'altra parte perché è stretto. Ora, dopo eh, questa lavorazione, quindi dopo il giro di maglie basse con gli aumenti, ogni 4 maglie un aumento nella quinta, io vado a realizzare eh, un giro di maglie alte. Procedo così fino a quando non devo fare degli altri aumenti e vi faccio vedere come, eh, come sono andata avanti. Vi ho messo il retro della maglia sul davanti perché ho messo il marcapunti per farvi vedere dove abbiamo fatto il giro prima di aumenti con quattro maglie basse e poi nella quinta maglia il nostro aumento. Da questo punto io ho lavorato 1, 2, 3 giri a maglie alte senza realizzare aumenti. Dopodiché ho realizzato un ulteriore giro di maglie basse senza fare aumenti. E l'ultimo giro che vedete, questo qua, è un giro di maglie basse però con gli aumenti. Come ho fatto gli aumenti nell'ultimo giro? Ho, fatto, ho lavorato 6 maglie basse sulle maglie basse sottostanti. Nella settima maglia ho lavorato due maglie basse quindi ho fatto l'aumento per tutto il giro ho lavorato 6 maglie basse nelle 6 maglie basse sottostanti, nella settima maglia ho fatto l'aumento. Ho lavorato tutto eh, questo giro. In questo modo da adesso in poi io vado a lavorare ancora tre giri come ho fatto fino adesso, di maglie alte. e Ci vediamo quando ho finito i tre giri, perché andiamo a chiudere la parte sotto, quindi a creare lo scalfo manica. E poi a costruire il busto, allora realizzati anche gli ultimi tre giri a maglie alte. Per me è arrivato il momento di chiudere il mio lavoro e realizzare gli scalfi. Manica, se avete bisogno di far crescere ancora la maglia, non fate altro che ad andare avanti a realizzare gli aumenti. Quindi, adesso fare dovreste fare un giro di maglie basse normali al giro successivo fare gli aumenti. Se prima li avete fatti ogni 6 maglie basse, adesso andrete a farli ogni 8 maglie basse. Doveste aver bisogno di ulteriori aumenti, andrete poi più avanti a fare un altro giro di maglie basse eh, realizzando 10 eh, maglie basse e poi l'aumento, man mano aumentate sempre lo spazio eh, di maglie basse da lavorare di due, quindi abbiamo fatto 4, 6, farete 8, 10, 12, quanto vi serve. Una volta che siete arrivate alla misura che vi va bene e siete pronte per realizzare eh, lo, lo scalfo manica, eh, dobbiamo fare un piccolo calcolo. Eh, allora, Tenete conto di una cosa, vi deve vestire bene sulle spalle, ovviamente mh, le due parti non andranno a unirsi, quindi una volta che vi veste bene sulle spalle siete arrivate più o meno all'altezza della metà del seno, quindi sulla metà del vostro seno, eh, siete arrivate alla misura giusta, perché poi nello scalfo manica andremo a realizzare delle catenelle che ci permetteranno di avere la misura giusta, nessuno di noi avrà, uno spazio manica di questa dimensione. Quindi una volta che avete eh, raggiunto la vostra misura, io se volete posso anche darvela in centimetri così avete tutte le informazioni. Io ho lavorato dalla fine del collo, quindi da quando abbiamo eh, finito di fare la lavorazione del collo e abbiamo iniziato ad allargare, io ho lavorato 17 centimetri fatti questi 17 centimetri ora io vado a mettere marca punti per chiudere il mio lavoro allora ho contato l'ultimo giro di maglie alte e io mi sono ritrovata con un totale di 146 maglie queste 146 maglie le ho dovute dividere per tre una parte è il davanti una parte è il dietro e l'altra parte è una parte che poi verrà divisa in due per le maniche quindi 146 diviso eh, 3 mi dava 48,6. Io ho preso i 48, quindi 48 è davanti, 48 è di dietro. La differenza eh, di 48 più 48 eh, per arrivare a, a 146 era di 50. Quindi il mio sca eh, spazio per le mani che è di 50 da dividere per due, quindi 25 maglie da una parte e 25 maglie dall'altra. Questa era la divisione standard per realizzare eh, gli spazi, quindi 48 maglie davanti, 48 maglie di dietro che sono eh, un terzo di 146, un, un terzo di 146, la rimanenza eh, è 50 e ho diviso 25-25. Solo che cosa succede? Io ho la schiena più piccola e il seno che porta via più spazio, quindi 48 maglie, 48 maglie per il davanti mi andavano benissimo, ehm, mentre 48 maglie per la parte retro erano grandi. Allora cosa ho fatto? Ho messo il mio marcapunti davanti a 48 maglie, quindi ho contato le mie 48 maglie e ho messo il mio marcapunti. Ho messo il mio marca punti a 48 maglie anche dietro tenendo come centro eh, la chiusura del giro quindi ho contato dalla chiusura del giro 24 maglie da una parte 24 maglie dall'altra ho trovato le mie prime 48. Dopodiché ho contato 25 maglie subito dopo e ho trovato il mio scalfo manica 48 maglie il mio davanti 25 e è il mio altro scalfo manica. Siccome però volevo rimpicciolire un pochino la mia parte dietro, allora ho regalato 4 maglie sia da una parte e 4 maglie sia dall'altra parte solo sul retro alle mie maniche. Vuol dire che io nel retro avrò 40 maglie. Sul davanti ne avrò 48, mentre nelle maniche ne avrò 25 più 4, 29, 29 su una manica e 29 sull'altra. In questo modo sia il mio davanti che il mio di dietro mi cadono perfetti. Eh, Questi sono io vi do le indicazioni per come l'ho lavorato io. Poi eh, voi potete tranquillamente decidere di fare 48 adesso. Mettiamo che avete la stessa misura, le stesse maglie che io 48, 48, 25, 25. Fare le vostre catenelle sotto le ascelle, e anche se la maglia poi dietro vi scende larga, vi può andare benissimo così. Io non volevo un effetto aderente davanti e largo di dietro, volevo un effetto giusto, quindi ho eh, modificato le misure eh, tra virgolette standard eh, sulla mia figura. Questo ve lo dico perché magari volete provare anche voi ad adattare un lavoro alle vostre misure e io vi ho detto come, come faccio più o meno come mi gestisco arrivata a questo punto una volta messi i marcapunti io mi alzo con una catenella e comincio a lavorare eh, siamo al giro di maglie basse il mio giro di maglie basse lavorando una maglia bassa sopra ogni maglia alta del giro sottostante lavoro le mie maglie basse fino a quando non sono arrivata all'altezza del mio marcapunti quindi sono arrivata al mio primo marcapunti e adesso devo realizzare delle catenelle per far sì che la mia manica abbia un'ampiezza eh, idonea a far passare il braccio. Eh, se non faccio catenelle, se non realizzo catenelle, il mio braccio non passerà mai. Quindi entro nella maglia del mio marcapunti e realizzo l'ultima maglia bassa. Adesso per, eh, per, la, per la mia misura, per quello che mi serve a me bastano 10 catenelle. Quindi una, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, Come ho fatto a stabilire questa misura? Ho semplicemente fatto una prova. Eh, ho lavorato le maglie basse, ho realizzato le 10 catenelle. Sono andata a chiudere il mio lavoro e dopodiché l'ho provato. Quindi, voi tenete in considerazione che io ho una taglia 42. Per una taglia 42, con queste misure, 10 catenelle sono più che sufficienti. Ma provatevelo sempre perché potrebbero servirvene 12, potrebbero servirvene 14. E magari avete il braccio più magro e potrebbero servirvene 8 invece di 10. Comunque, come base, io ho, usato, eh, ho realizzato 10 catenelle. Dopodiché entro nella maglia bassa dove ho messo il marcapunti. Carico sul mio filo e lavoro la mia prima maglia bassa. In questo modo ho realizzato la mia manica. Adesso lavoro a maglie basse tutto il mio davanti perché sono arrivata al mio davanti e eh, ci rivediamo quando arrivo al prossimo marcapunti così andiamo a realizzare insieme le catenelle anche per l'altra parte. Sono arrivata al marcapunti successivo quindi entro nel marca punti e realizzo la mia maglia bassa. Dopodiché, faccio le mie 10 catenelle: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vado a prendere l'altro mio marcapunti, quindi torno praticamente sul retro. Entro nella maglia dove c'è il marcapunti e realizzo una maglia bassa e ora riprendo a lavorare le maglie basse normalmente per finire il mio giro quindi una maglia bassa dentro ogni maglia bassa del giro sottostante ci vediamo alla chiusura di questo giro sono arrivata alla fine del giro ho chiuso con una maglia bassissima dobbiamo andare a realizzare il secondo giro di maglie basse quindi mi alzo con una catenella e riparto a lavorare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa del giro sottostante e arriviamo insieme alle catenelle dello scalfo manica così lavoriamo insieme le catenelle dello scalfo manica e poi possiamo proseguire ognuna per conto suo sono praticamente arrivata quindi è inutile che blocco il video arriviamoci insieme e facciamo questo pezzettino insieme Eccomi, qua siamo in prossimità delle nostre catenelle, quindi io lavoro le maglie le maglie basse su tutte le maglie basse sottostanti, quando poi arrivo anche l'ultima quindi apriamo l'ultima e lavoriamo l'ultima quando arrivo dove ho fatto le catenelle, io vado a lavorare una maglia bassa dentro ogni catenella quindi 10 maglie basse: 2-3.

In questo modo entriamo poi nella maglia che abbiamo realizzato, dove c'è il marca punti, e iniziamo di nuovo a lavorare le nostre maglie basse normalmente arrivate allo scalfo manica dall'altra parte non facciamo altro che fare la stessa cosa quindi in, eh, in ogni catenella che abbiamo realizzato siano 10 siano 12 14 quello che avete realizzato dovete realizzare una maglia bassa quindi se avete fatto 10 catenelle vi dovete trovare con 10 maglie basse proseguiamo così per tutto il nostro giro eh, a maglie basse e, e poi io riparto con il mio giro di maglie alte una volta realizzato il nostro mh, scalfo manica, io ho iniziato poi, come vi ho detto, a lavorare con un giro di maglie alte. Eh, la lavorazione mi piaceva e quindi non c'è bisogno che io vi faccia vedere ogni giro che cosa ho fatto, perché sono semplicemente andata avanti per tutta la mia maglia, eccola qua. Per tutta la maglia a lavorare nello stesso modo, quindi senza aumenti e senza diminuzioni, io ho realizzato sempre tre giri di maglie alte, due giri di maglie basse, tre giri di maglie alte, due giri di maglie basse, così per tutta la lunghezza della maglia fino a raggiungere eh, la lunghezza che desideravo l'ultimo giro eh, che ho realizzato è stato un giro dopo i tre giri di maglie alte un giro di maglie basse questa per me è, è sufficiente come rifinitura stessa cosa ho fatto nel contorno delle manichine quindi dopo aver finito tutto il mio la, tutta la mia maglia tutto il mio smanicato io con gli avanzi di gomitolo perché quando arrivavo a, alla fine del giro quindi del giro che stavo effettuando, e avevo poco filato, io staccavo il, il filo e mi tenevo la codina e ripartivo col gomitolo nuovo. Quindi sono arrivata alla fine ad avere degli avanzini di filato. Con gli avanzini di filato, non ho fatto altro che andare a, rifiniti, a rifinire, sempre con un giro di maglie basse le mie manichine. Lavorando. Normalmente una maglia bassa dentro ogni maglia bassa maglia alta sottostante, non ho fatto nient'altro. Il collo invece, non sono andata a rifinirlo proprio perché volevo lasciarlo abbastanza morbido e poi mi piaceva eh, l'inizio della lavorazione quindi il collo non sono andata a toccarlo. Ora vi dico: vi conto quanti giri eh, ho effettuato dal. Primo giro di maglie alte sotto alla manica, io ho realizzato 1 2 3 giri, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 giri e il 29 è il giro eh, a maglie basse. Vi dico anche se volete la misura totale del maglioncino a partire proprio dal collo, quindi misuriamo a partire dal collo quanto ho eh, fatto lungo il mio maglioncino e sono 55 centimetri. Dallo scalfo, se vi può servire, dallo scalfo manica fino alla fine del mio lavoro sono 35 centimetri. Ora io non riesco a entrare nella camera però spero che voi vi fidiate eh, sulla parola. Quindi, eh, che dirvi altro, proseguite a lavorare mh, come avete fatto per la parte sopra, quindi tre giri a maglie alte e due giri a maglie basse fino a raggiungere la lunghezza e chiudiamo con un giro di maglie basse. Nessuno vi vieta, eh, se volete togliere i due giri di maglie basse, di lavorare anche tutto a maglie alte o tutto a maglie basse. Tanto, da dopo lo scalfo, non dovete fare né aumenti né diminuzioni, potete proseguire veramente come volete. Eh, quindi diciamo che la nostra maglia è finita allora con l'ultimo gomitolo eh, del nostro filato io ne avevo quattro come vi ho detto nella presentazione sono andata <coughs> scusatemi a realizzare dei manicotti che si abbinassero a quello che era il nostro maglioncino ho lavorato maglie alte sia sotto che sopra ho intervallato il pezzettino eh, centrale con lo stesso motivo del collo e poi sono andata a chiudere i miei manicotti con un, tre giri eh, di maglia in costa per dare un pochino di elasticità la vestibilità ora ve la faccio vedere è questa ecco qua vestibilità e lunghezza io sono arrivata a poco sotto il gomito potete decidere di farli più corti potete decidere di farli più lunghi tanto eh, è talmente semplice realizzarlo perché questo è veramente l'ho fatto proprio semplice 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 per richiamare eh, il maglioncino che eh, non avete mh, difficoltà a proseguire da sole allora io parto da qua e lavoreremo prima questa parte dopodiché andremo a lavorare al contrario quindi salendo eh, io ho preso il mio gomitolo, l'ultimo gomitolo, e ho semplicemente sgomitolato il gomitolo facendone due palline che pesassero 50 grammi l'uno. Dopodiché ho lavorato 25 grammi di un colore e 25 grammi dell'altro per creare comunque le sfumature. Ovviamente i due manicotti non verranno perfettamente uguali perché... Il colore è un batik quindi cambia a seconda eh, proprio dei giri di lavorazione però eh, almeno andiamo giocando con i colori andiamo a richiamare un pochino su tutte e due le maniche eh, su tutte e due i manicotti quello che è eh, la colorazione la lavorazione del nostro eh, del nostro maglioncino allora la prima cosa da fare è realizzare delle catenelle che siano abbastanza eh, abbastanza grandi, ma non troppo larghe, quindi tendete a stringere un pochino che abbiano la circonferenza, io ho preso questa misura, quindi la misura della, del mio braccio poco sotto il gomito. E per sempre utilizzando l'uncinetto del 5 e mezzo e lo stesso filato per il mio braccio, io sono andata a realizzare 25 catenelle. Quindi realizziamo 25 catenelle e chiudiamo a cerchio. Vi chiedo scusa 26 catenelle, non 25. Ero partita con 25, ma siccome mi serviva un numero pari, ne ho realizzate 26. A questo punto vado a chiudermi con una maglia bassissima nella prima catenella. In questo modo tiro la mia codina e stringo la lavorazione. Mi alzo con 2 catenelle e vado a lavorare il primo giro. Tutto di maglie alte, quindi una maglia alta dentro ogni catenella. Ricordatevi e contate, se avete fatto 26 catenelle dovrete avere sempre 26 maglie alte. Non fate eh, aumenti e non fate diminuzioni perché sennò o vi stringe e vi ferma la circolazione del braccio oppure è largo e quindi di conseguenza vi cade. Lavoriamo tutto questo giro e ci vediamo alla chiusura arrivata alla fine del giro io vado a chiudere la mia lavorazione entrando nella seconda catenella della prima maglia lavorata e facendo una maglia bassissima ora siccome lavoreremo in circolare sul lavoro piccolo è facile che la crosta si veda per ovviare un pochino a questa eh, a questa anti riga che si va a creare io il primo giro di lavorazione lo lavoro così Realizzo una catenella e nella stessa maglia di partenza dove ho fatto la catenella vado a lavorare una maglia alta in questo modo così un pochino eh, la, la, la cucitura si vede. Vi faccio vedere qua: ecco la cucitura è questa. Io so che c'è voi sapete che c'è però si vede molto meno che andare a lavorare eh, con lavorando chiudendo la, con una catenella mh, con una maglia bassissima dentro nella catenella così si nasconde un pochino di più poi ovviamente lo faremo andare nella parte retro eh, e resterà praticamente all'interno della mano ora lavoriamo anche questo giro in giro in maglie alte e vi conto quanti giri dovete lavorare perché è inutile che vi li vedere: 1 2 3 4 5 6 7. Quindi lavoriamo sette giri, eccoli qua in tubolare a maglie alte rispettando le maglie che avete fatto di partenza. Quindi io ne ho 26 lavorerò per sette giri 26 maglie alte. E ci vediamo quando abbiamo finito i sette giri realizzati i nostri sette giri quello che ci si presenta è un tubo di queste dimensioni ora se noi lo infiliamo deve stringervi un pochino e eh? quindi è normale che magari facciate leggermente fatica allora noi lo infiliamo e teniamo la cucitura davanti quindi sul palmo della nostra mano ora dobbiamo andare a chiudere qui per poter lavorare solo questa parte. Quindi cosa facciamo? Noi dobbiamo lavorare maglie alte su tutto il contorno arrivando però a questo punto per lasciare fuori il nostro dito. Allora io ho guardato e se salto 5 maglie sono, eh, sono a posto. Quindi vado a lavorare. Eh, terrò, ecco, il mio guanto in questo modo parto a lavorare da qui lavorando al contrario e lavoro 20 ma eh, 21 maglie perché io ne ho 26 quindi da dove sono adesso in questo caso mi alzo con 2 catenelle io volto il mio lavoro e contando anche questa catenella io vado a lavorare 21 maglie alte quindi 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

in modo così da avere vedete un piccolo ferrettino di cavallo e abbiamo 3, 4, 5 maglie perché questa è quella di partenza 5 maglie libere ora dobbiamo andare a chiudere il nostro lavoro in questo modo in modo da lasciare fuori il buco per il pollice ma poter continuare qua ovviamente se lo chiudiamo insieme la maglia il manicotto ci tira quindi io vado a realizzare una e due catenelle che per me sono più che sufficienti ma voi provatelo magari vi servono tre catenelle o magari ve ne serve una sola e poi vado a inserire il mio uncinetto nella seconda catenella di partenza e chiudo con una maglia bassissima in questo modo abbiamo chiuso il nostro lavoro abbiamo lo spazio per il pollice e adesso continuiamo a lavorare sul sopra della della nostra eh, della nostra mano per il sopra, quindi da questo punto dove abbiamo lavorato il giro di maglie alte per lasciare il buco, io ho lavorato tre giri di maglie alte e un giro di maglia bassa. Quindi andiamo a lavorare questi tre giri di maglie alte e un giro di maglia bassa, poi stacchiamo il filo e ci rivediamo per proseguire col dietro. Ovviamente adesso partendo io ricomincio a lavorare in circolare e le catenelle dove ho fatto le due catenelle vado all'interno di ogni catenella a lavorare una maglia alta, quindi una. E vado nella seconda catenella e lavoro una seconda maglia alta, 2. Poi riprendo a lavorare le maglie alte normalmente su tutto il mio giro. In questo modo. Ok, proseguiamo per i tre giri, facciamo il giro di maglia bassa e poi ci ritroviamo. E questo è il risultato che abbiamo fino ad ora dopo aver realizzato gli ultimi tre giri di maglie alte e un giro di maglie basse vedete che la cucitura vi resta all'interno e si vede veramente poco questo filo lo andremo a nascondere eh, dopo in un secondo tempo riprendiamo la nostra lavorazione adesso dal pulsino quindi da dove, da dove siamo partite io vado a prendere l'altro mio gomitolo perché adesso voglio dare lo stacco di colore proprio netto, quindi eh, qui ho la mia chiusura. Vado ad inserire l'uncinetto poco prima della chiusura, eccoci qua, così resto sempre sul retro e vado a realizzare un giro di maglie basse. Quindi faccio la mia prima catenella e vado a incorporare così nello, nello stesso tempo i i miei fili quindi andiamo a realizzare un giro di maglie basse dentro ogni maglia alta sottostante in questo modo lavoriamo tutto il primo nostro giro e ci vediamo la chiusura le maglie basse io non vado a lavorarle dentro la la maglia perché è stretta e tirata la maglia di partenza, quindi vado a lavorare le maglie basse tra una maglia alta e l'altra in questo modo, cambiando anche il colore, crea un bel disegnino che è piacevole da vedersi. Quindi lavoro tutto il mio giro così e ci vediamo, come vi dicevo, alla chiusura. Arrivata alla fine del giro, entro nella catenella di partenza e mi chiudo con una maglia bassissima. Ora andiamo a realizzare 1, 2, 3. 4 giri con la stessa lavorazione che abbiamo utilizzato per il nostro collo della maglia. 1 2 3 4. Sì, 4 giri. Quindi, da dove siamo ci alziamo con una catenella, entriamo nella stessa maglia di lavorazione e carichiamo sul filo. Ricarichiamo sul filo, entriamo nella maglia successiva, carichiamo sul filo, abbiamo su 4 fili, ne buttiamo giù 3 e ne buttiamo giù 2. Catenella di separazione. Entriamo nella maglia bassa successiva. Carichiamo sul filo, ricarichiamo il filo. Entriamo nella maglia bassa successiva caricando il filo. Abbiamo su quattro fili, carichiamo il filo, ne buttiamo giù 3, ricarichiamo il filo, ne buttiamo giù 2. Catenella di separazione, lo facciamo un'altra volta così ci rinfreschiamo. Entriamo nella maglia bassa. Successiva carichiamo sul filo. Carichiamo sul filo di nuovo. Entriamo nella catenella successiva eh, nella maglia bassa successiva, ricarichiamo sul filo. Abbiamo su quattro fili, carichiamo il filo, ne buttiamo giù tre, carichiamo nuovamente il filo, ne buttiamo giù altri due. Catenella di separazione e andiamo avanti così per tutto il nostro giro, e ci vediamo alla chiusura. Arrivati alla fine del giro, non realizziamo la catenella di eh, separazione, entriamo nella nostra catenella di partenza e chiudiamo con una maglia bassissima una catenella per alzarci e nuovamente. Entriamo nella prima ma nel primo buchino. Carichiamo sul filo e usciamo, carichiamo sul filo, andiamo subito dopo la nostra lavorazione in rilievo, quella cicciottina, abbiamo la riga di mezzo, entriamo sulla nel buchino prima del nostro filo centrale, abbiamo quattro maglie, ne scarichiamo tre e poi ne scarichiamo due. Catenella di separazione, entriamo nel buchino subito dopo il nostro filo centrale, qua usciamo e carichiamo sul filo, ci spostiamo dopo la nostra lavorazione, entriamo nel buchino prima del nostro filo solitario. Abbiamo su quattro maglie, carichiamo e buttiamo giù 3, carichiamo e buttiamo giù 2, catenella di separazione e ricominciamo il nostro giro. Andiamo a realizzare quattro giri uguali. Siamo arrivate a questo punto, finiti i nostri quattro giri, adesso dobbiamo andare a lavorare 1, 2, 3, 4, 5 giri a maglie alte normalmente. Allora vi faccio vedere semplicemente come ricavare le maglie alte da questa lavorazione. Quindi io mi alzo con 2 catenelle e poi vado a lavorare una maglia alta all'interno del primo archetto, poi mi sposto dove ho l'archetto separato dal filo. E vado a realizzare una maglia alta prima del nostro filo solitario e una maglia alta nell'archetto subito dopo mi sposto nuovamente una maglia alta prima del filo solitario una maglia alta subito dopo il nostro filo solitario mi sposto di nuovo una maglia alta nel nostro filo solitario e una maglia alta subito dopo e andiamo avanti così finiamo il giro e oltre a questo che è il primo Eccolo qua, dobbiamo poi realizzarne 1 2 3 e 4. Quindi ci vediamo dopo aver realizzato il blocchetto di 5 giri di maglie alte. Arrivate a questo punto, andiamo a realizzare gli ultimi tre giri eh, in maglia sempre maglia alta ma a coste. Quindi da qua adesso ci alziamo e andiamo a realizzare un altro giro semplice di maglie alte. Lavoriamo questo giro e ci vediamo alla chiusura. Sono arrivata alla chiusura e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella seconda catenella che ho fatto perché qui ho lavorato una catenella normale. Una, una maglia alta fatta con due catenelle normalissima. Ora mi alzo nuovamente con due catenelle. La maglia successiva, quindi questa, vado a lavorarla in costa avanti. Vuol dire che entro sul fianco, esco dall'altra parte, carico sul filo, esco da tutte e due. E lavoro la mia maglia alta in questo modo di nuovo carico sul filo e vado a lavorare anche la successiva nello stesso modo entro nel buchino su un fianco passo dietro esco nel buchino sull'altro fianco carico sul filo esco da tutti e due e lavoro la mia maglia alta ora vado a farne altre due però in retro quindi carico sul filo vado dietro entro sempre nel buchino sul fianco Passo davanti, esco nel buchino sull'altro fianco, carico il filo, esco e lavoro la mia maglia alta sul retro. Un'altra sempre sul retro, quindi entro da dietro, passo davanti, esco, carico il filo, esco da dietro e lavoro la mia maglia alta. Ora due sul davanti, quindi carico il filo, mi sposto sul davanti. E lavoro la mia maglia alta in costa sul davanti così di nuovo carico il filo entro da, da sopra vedete da davanti con l'uncinetto passo dietro la maglia esco dall'altra parte carico sul filo esco e lavoro la mia maglia alta e ne abbiamo fatte due adesso due in retro quindi passo da dietro esco dal buchino passo davanti con l'uncinetto alla mia maglia entro nell'altro buchino carico il filo passo su tutti e due esco da dietro e lavoro la mia maglia alta nuovamente un'altra sul retro esco, entro da dietro passo sulla mia maglia carico il filo ripasso con l'uncinetto sulla maglia mi ritrovo sul retro e lavoro la mia maglia alta ora ricomincio a lavorarne due sul davanti vado avanti così per tutto il giro due sul davanti due sul retro due sul davanti due sul retro e ci vediamo alla chiusura Arrivata alla fine del giro io ho due maglie da lavorare in costa avanti e lavoro queste due maglie. Ok. E l'ultima maglia ce l'ho da lavorare in costa retro. In questo modo. Poi vado a chiudermi con una maglia bassissima nella seconda catenella che ho realizzato. Eccola qua. E abbiamo fatto il secondo giro, il primo di maglie alte normali, il secondo di maglia in costa, andiamo a fare l'ultimo. Quindi io mi alzo con due catenelle normalmente. Le prime due maglie che mi si presentano sono in costa avanti, le vedete perché sono a rilievo. Quindi le lavoriamo nuovamente in costa avanti. Carico sul filo, entro di fianco alla maglia, esco dalla maglia, carico sul filo e ho lavorato la mia maglia in costa. Anche la successiva è da lavorare in costa avanti, quindi carico il filo, entro da davanti e lavoro la mia maglia in costa avanti, in questo modo. Le due successive sono da lavorare in retro, quindi carico il filo, vado dietro, entro nel buchino di fianco alla maglia, passo davanti alla maglia, esco nel buchino di fianco. Carico il filo, esco da tutti e due e lavoro la mia maglia in costa. Carico nuovamente il filo perché ne ho una seconda da lavorare, entro sempre da dietro nel buchino, passo davanti alla maglia con l'uncinetto, esco, carico il filo, ripasso davanti e lavoro la mia maglia alta. Ora ne abbiamo di nuovo due in rilievo davanti, quindi entro da davanti con l'uncinetto, esco di fianco alla maglia, carico sul filo, esco e lavoro la mia maglia alta. Anche la successiva è in costa avanti, quindi entro da davanti nel buchino, passo dietro la mia maglia, carico sul filo, esco dalla maglia e lavoro la mia maglia alta. Le successive sono in costa retro, vado a lavorarle in retro, quelle due dopo eh, sono in costa avanti, vado a lavorarle in costa avanti e vado avanti così fino alla fine del giro. Ci vediamo alla chiusura. Arrivata alla fine del giro, io ho lavorato l'ultima maglia in costa retro e vado a chiudermi con una maglia bassissima nella seconda catenella di partenza. Ultimo giro che ho deciso di fare: un giro di maglie basse per rifinire il mio lavoro. Quindi, dentro ogni maglia alta sottostante, io vado a lavorare una maglia bassa in questo modo. Se tirate un po' il lavoro, appena appena al lavoro, le maglie basse, le maglie, le maglie delle maglie alte. Le catenelle in pratica, vi si aprono abbastanza da poter vedere dov'è il buchino per la lavorazione. Adesso finiamo questo giro insieme. Tanto ci vuole un attimo. Questo è un progetto facilissimo e eh, soprattutto velocissimo da fare, sia la maglia che i manicotti si lavorano veramente eh, in un attimo, questo anche grazie eh, a questo tipo eh, di filato, ovviamente un filato diverso eh, avrebbe richiesto probabilmente più tempo perché è più sottile, più di diverso e quindi... Eh, sarebbe stato magari un pochino più lungo con questo filato veramente si lavora in un attimo è un progetto lampo arrivate alla fine del mio giro io entro con una maglia bassissima nella catenella di partenza chiudo tiro e stacco ecco se voi staccate con le forbici siete più brave di me ed evitate di tagliarvi le dita i nostri manicotti a questo punto sono finiti dei quattro gomitoli di partenza eh, con cui ho iniziato il mio lavoro, questo è la rimanenza. Pesato sono circa 15 grammi di filato avanzato. Io spero che il progetto vi sia piaciuto. Eh, spero di vederne eh, tanti realizzati, e se avete voglia eh, raggiungetemi nel gruppo, eh, nel gruppo di Facebook, così possiamo. Eh, avrò la possibilità di vederli, eh, di vedere le vostre realizzazioni anch'io, eh, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.